Eccoci qua, l'altra volta eravamo arrivati su Donadoni, il nuovo Milan, dopo Bonetti e Massaro, ecco Galli e Donadoni. Lo staff tecnico integra Capello, sì. Ma a fianco di Lidl rimane Tessari. Le sì, novità sì. Al Milan sono cominciate in largo anticipo e non sono ancora finite. Aumento del capitale. Intanto però c'è un giovanissimo Donadoni con la maia dell'Atalanta sì, e qua mi sa che c'è qualcosa di croccante sì, per noi. Sì, perché la leggenda vuole, dunque tu sai che l'Atalanta vendeva normalmente i suoi gioielli alla Juventus, dai tempi di Leoncini per poi arrivare a Pacione, Magrin, Soldà, Cabrini, tanti giocatori, era praticamente una fucina per la Juventus. Questo gioiello Roberto Donadoni aveva fatto innamorare Berlusconi. I presidenti che io conoscevo molto bene, perché io ho lavorato a Bergamo in primissima gioventù, seguivo anche l'Atalanta eccetera, ed erano Achille e Cesare Bortolotti, padre e figlio. Cesare era stato il presidentissimo dell'Atalanta, Achille stava prendendo le redini. Allora Berlusconi cosa fa? L'invita ad Arcore a cena, questo narra la leggenda, ma è una leggenda che io ho visto in quel periodo, quindi la conosco, no? Allora vanno a cena, pranzano molto in maniera molto informale, cenano, poi Berlusconi si mette al pianoforte, si mette a cantare e a un certo punto arrivano le ragazze del drive-in. Le ragazze del drive-in che erano ballerine, presentatrici, eccetera, ma informali, in camicia, blue jeans, eccetera, si siedono a ballare, quindi festa a casa loro, no? Verso le 2, le 3 del mattino, quando il padre e figlio Bortolotti si congedano, Berlusconi gli dà un assegno in bianco e gli dice: allora, questo qua è per Donadoni, ci mettete la cifra che volete, lo vorrei io. E questo aneddoto lo raccontano i Bortolotti in conferenza stampa, poi a Bergamo, non in conferenza stampa, dietro le quinte, no? Sono arrivato sì, tutte le gnare dei Vig, bella festa che cantasse, insomma come... Inizi ad assaporare sfide di sapore internazionale. Ma finalmente questo argentino che ha giocato la Coppa Intercontinentale con la Juve, la stessa formazione stasera affronta voi. Beh, è uno stimolo in più, speriamo che vada tutto bene. Di questo Milan che in campionato d'agosto sta andando benissimo. Ma il campionato d'agosto non è che interessi molto, l'importante è portare avanti un certo programma che insieme si è fatto, siamo sulla buona strada, speriamo di continuare. Programma di Donadoni? Quello di Donadoni è quello della squadra, cercare di fare il meglio possibile. È un aneddoto che si ripete, perché quando lui vuole Gullit, Van Basten lo prende pagando l'indennizzo perché è a scadenza. Invece quando vuole Gullit, e Gullit ha già mercato, sono al 10 miliardi, sarebbero 5 milioni di adesso, pensa a quanto è costato Gullit, 5 milioni di adesso. Aveva 20 anni Gullit. Allora parte, va in dove? In elicottero con i suoi collaboratori Berlusconi. Parla con i dirigenti del PSV e dice: vabbè, insomma, alla fine del pranzo, la cena, quello che è stato, che quanto vi serve, qual è il problema che avete? Dice: dobbiamo rifare l'impianto di illuminazione. Tanto che Berlusconi narra la leggenda e dice: fa ridere che la società della Philips, il PSV è della Philips, abbia un problema di illuminazione. Dice: sì, è della Philips, ma la Philips è uno sponsor, è la proprietaria dell'impianto di illuminazione, lo dobbiamo pagare noi. Ci vogliono 10 miliardi di lire. Il problema c'è. Assegno, tra questi 10 milioni mi porto a casa Gullit, grazie, arrivederci, preso Gullit. Illuminato da Gullit, insomma. Sì, quando gli piaceva un giocatore, lui pensa che al Gamper, che era un torneo estivo a Barcellona si giocava, non giocava al Milan, lui vede la partita prima, se non sbaglio era proprio fra Barcellona e PSV, ma non è importante, gioca nel PSV questo Gullit che in quel periodo lì giocava da ragazzo davanti alla difesa. Era una specie di Bennasser di adesso, capisci? Quindi fa il volante, il mediano, il costruttore, il metronomo e Berlusconi si innamora di Ruth Gullit e lo prende. E quando voleva qualcuno lo prendeva. In quegli anni tu pensi che poi fino verso il 92, l'estate, lui prendeva Berlusconi la classifica dei primi 20 del Pallone d'Oro.
e c'era questo ce l'abbiamo e così c'era la campagna acquisti. C'era una disponibilità diversa, non c'erano in giro emiri o grandi americani, adesso sarebbe, è impensabile fare così. C'erano le famiglie, c'erano i magnati, li chiamavano. Stavo pensando adesso che con tutti questi racconti, chissà come sarebbe mediaticamente oggi raccontare quel periodo. C'è una trattativa davvero davanti a un a casa. Questa è una bella osservazione, perché si dice che il calciomercato iniziò nella vasca da bagno di un dell'Hotel Gallia di Milano, dove si svolgevano, quando nacque il calciomercato era un po' così, due galline per un pollo per due uova, per il modo di dire, no? Io credo che questo tipo di cosa, diciamo che moltiplicata per quello che vuoi moltiplicare, in qualche modo succede anche oggi. Oggi non c'è più il magnate, il presidente, il capofamiglia, ma c'è un gruppo che si siede, si presenta e dice: buongiorno, ci sono questi soldi per prendere tal giocatore, quello che succede un po' al Paris Saint-Germain, un po' al City, eccetera eccetera. Ma se vuoi un altro aneddoto, ti racconto quello di Kakà. Quando arriva la telefonata a Galliani, nel suo studio ci sono tre o quattro persone, una io la conoscevo molto bene. Arriva una telefonata una sera dal City, che era da poco diventato degli emiri. Il City fino a quel momento, con tutto il rispetto, era una squadra senza nessun tipo di charme in Inghilterra, aveva vinto poco o nulla, saliva e scendeva dalla Serie B alla Serie A, cioè dalla Premier alla Championship, quindi non aveva nessun tipo di appeal. Però era diventata dello sceicco e quindi cominciava ad avere le sue belle ambizioni. Arriva una telefonata in cui questi vogliono Gattuso e Dida. Offriamo tanti soldi, possiamo venirne a parlare, va bene, venite a parlare, ma non li conosciamo. Dice. Arrivano, quando questi si presentano a Milano, dice: abbiamo scherzato, non ci interessano né Dida né Gattuso, vorremmo Kakà. E offriamo questi soldi, una montagna di soldi. Allora Adriano Galliani, giustamente, come CEO, si dice adesso, come amministratore delegato, dice: beh, io di fronte a queste offerte ho il dovere di informare sia il presidente che il giocatore, però vi dico già da subito che non se ne parla. Credo, se non credo, l'offerta per il cartellino di Kakà erano 90 milioni di euro, 90 milioni di euro. Chiama Berlusconi, Galliani dice: allora stiamo parlando qui, c'è un'offerta 90 milioni, ho il dovere di girare. E Berlusconi gli dice: me lo ripeta per favore, 90 milioni di euro, allora proviamo a convincerlo ad andare a Kakà. Ed è il primo grande baluardo che cadrà, e siamo nel dicembre del 2008. Dicembre 2008, ma Suma è più bravo in queste date. Comunque, insomma, stiamo nell'ultimo anno di Kakà, perché poi a gennaio c'è, io mi ricordo, sono a Milan Channel quel lunedì sera. Si parla della cessione di Kakà, per quella sera noi eravamo imbarazzati, tifosi disperati, c'era stato il giorno prima quel Milan-Fiorentina in cui per 90 minuti tutto lo stadio canta: non si vende Kakà, non si vende. Siamo in onda, alle 10:30 ce ne andiamo a casa, alle 11:20, 11:15, chiama Suma: tornate tutti in studio per favore, c'è Berlusconi che deve dire una cosa, vuole intervenire in trasmissione, ritorniamo in diretta. Torniamo in diretta e Berlusconi dice: ho deciso di tenere Kakà. Kakà si affaccia dalla finestra di casa sua e tifosi sotto. Che cosa è successo? Che Kakà, alla domanda e l'offerta di soldi del Manchester City eccetera, mi aveva detto a dicembre, nel ritiro invernale di Dubai, mi aveva detto: non vado al Real Madrid, io sto bene a Milano, c'era il Real Madrid che lo prestava da un paio d'anni, sto bene qui, mi offrono un sacco di soldi, ma io ho deciso che rimango qua. A me, io poi ti racconterò un rapporto molto legato, molto intimo con lui, e quindi non me ne vado, anche perché io non, poi non le dicevo queste cose in giro, me le tenevo per me.
a gennaio che cosa è successo? Quando Kakà verifica che il Milan vuole darlo via, dice: benissimo, se volete vendermi, però scelgo io dove andare, non vado al City. Il City onestamente nel 2009 non aveva nessun tipo di appeal, e quindi poi a giugno va al Real. Quando gli dice: guarda, io me ne vado, ma vado via a giugno, Milan perde dei soldi perché poi il Real lo ha pagato molto meno di 90 milioni, però la storia è stata questa. La storia di Kakà è stata questa qua. E vedremo poi anche prossimamente qualcosa in più magari su di lui. Mi viene in mente la mediaticità dell'epoca, no? C'è un po' un contrasto, sì, perché sfoglio, sento questi aneddoti, sì, e immagino come sarebbero raccontati oggi, no? Adesso stavo sfogliando banalmente un po' Forza Milan, a parte un sacco di interviste a casa, quando partoriscono le mogli, sai, ma ci arriveremo. Sì, no, però ti faccio perché hai parlato di partoriscono le mogli. Allora, quel Forza Milan, parliamo dall'86-87 in poi, e fa parte del gruppo Sirisi Canzoni, che vive di, non di gossip, perché non era un settimanale di gossip, di spettacolo. Tutto, TV Sorrisi e Canzoni, tutto, era tutto quello che era il settimanale più venduto d'Europa, 3 milioni alla settimana di copie. Allora, le grandi esclusive erano queste, delle grandi soubrette, le star col bambino o delle nozze o dei fidanzamenti, ma erano fatti in esclusiva, non erano paparazzate. C'erano dei grandi fotografi, allora c'era Angelo De Ligio, c'era Rino Petrosino, tra l'altro tutti, Fabrizio Carneluti, erano dei professionisti. Vedi, a Sanremo Sorrisi e Canzoni aveva l'esclusiva di tutto, tutti i backstage con i cantanti. Allora, Vesigna, milanista sfegatato, Gigi Vesigna, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, che mi diceva sempre con la mano in tasca o nei calzoni, masticando la cicca: non voglio il regalo alla testa della tribuna d'onore da Silvio, perché io voglio essere milanista anche quando Silvio se ne andrà, quindi me la pago la testa della tribuna. La comunicazione cambia in quel modo lì, perché praticamente lui comprava l'esclusiva per Sorrisi e Canzoni e faceva delle foto anche per Forza Milan. All'epoca era la maggior parte dei soldi che riceveva questa gente, poi li dava in beneficenza per le esclusive fotografiche, la maggior parte. I giocatori in particolare lo facevano perché nessuno aveva quel tipo di richiesta. Poi all'epoca arrivare al Milan, arrivare a Berlusconi, era nel gruppo della comunicazione. Ma quello che ti chiedo è una domanda un po' sociologica. Posso bere, grazie. Certo, Marco. È una domanda sociologica, ma la tazza 1899-2019. È una domanda un po' sociologica e ti chiedo: ma com'è possibile che prima si entri in casa dei giocatori? Adesso sto sfogliando qua, no? Si entri in casa dei giocatori con tanta facilità, avendo meno mezzi. E oggi che si hanno tanti mezzi, perché vedono meno queste cose? Ci sono molte ragioni. Allora, ti spiego una cosa. È difficile, penso, per la nuova generazione capirlo, perché quando fino agli anni 90, ti ho detto, c'erano due televisioni, c'era Mediaset e Rai, che non avevano bisogno di queste cose, perché cominciavano a vivere sugli eventi, le partite, il campionato, la domenica sportiva, pressing, eccetera, e basta. Non c'erano i siti, non c'erano i social, non c'erano le radio, cioè le radio private c'erano, ma non è che venivano a Milanello, no? Mi spiego. Quindi se le raccontano da soli adesso, i giocatori, gli artisti. Questo è l'ultimo stadio. No, questo è l'ultimo stadio. Nel frattempo, che cosa è successo? Che sono moltiplicate. È arrivata Telepiù, che poi oggi è Sky, sono arrivati il sito dell'UEFA, i giornali stranieri. Piano piano il web, tutti hanno, come a Milanello da 20 anni è frequentato, è passata da 8 a 40 giornalisti e presunti tali, ci sono anche avvocati, ci sono anche gente che fa altre professioni che partecipa alle conferenze stampa. Noi giornalisti non potremmo andare alla conferenza stampa in un tribunale di un giudice o di un avvocato, gli avvocati vengono a Milanello come vanno anche ad Appiano e da altre parti, quindi il giocatore è un po' meno disponibile. Secondo, come stavi dicendo tu, oramai hanno il loro mezzo di comunicazione. Posto che ovviamente, Luca, social, sui canali ufficiali del club entriamo anche in casa dei giocatori con A Casa Di, Una Giornata Con, quindi sì, c'è, certo, questa possibilità. Però vedendo tutte gioca più sulla disponibilità singola dei giocatori, della fidanzata, della moglie. Io ho un'intervista bellissima, la prima di
Berlusconi video da farti vedere Dai. Prima della sua prima partita. Però un'ultima cosa, perché qua sfoglio, mi vengono in mente domande. Sì, sì, andiamo a ruota. Qui c'è, c'erano anche come... questi eventi qua. E oltre 40.000 spettatori alla sfida con le Christmas Star. Sì. E vedo, così la guardano anche a casa. Cioè, queste robe qua non ci sono più, no? Poi tu mi dirai l'incolumità dei giocatori che valgono sempre di più. Però questi eventi, c'è anche nazionale di Serie A, poi forse la troviamo, contro la nazionale della Liga Spagnola con Maradona che gioca con la maglietta dell'Italia. Ci sono cose pazzesco, assolute. Allora, che troviamo che non ci sono Taffere, più. Loren Blanc, Massaro, Rijkaard, Seba Rossi, Gullit, Nava, Boban, Tassotti, Sabao, un giocatore molto forte, giocava nel Brescia, Enzo Gambaro, mio amico Gambaro, poi Celentini, Donadoni, Ivani, Sivebaek, Baresi, Savicevic, Simone, Papen, Gigi Lentini, no, Ferdinando De Napoli. E alla partita l'incasso complessivo dei diritti televisivi è stato interamente devoluto a favore del villaggio somalo di Baedoe. È stata anche l'occasione per vedere tutti e cinque gli stranieri del Milan. Mancava solo Van Basten infortunato, qui eravamo nel 93, ormai Marco ci stava lasciando atleticamente parlando, perché la caviglia stava prendendo una china irreversibile, ahimè. Questa era l'ultima col pallone però d'oro. Vabbè, mi è venuto... vediamo questa intervista, vediamo, sì, l'intervista, sì, vediamo la prima primo... intervista di Silvio con la Rai, Berlusconi, sì, che non c'era bisogno di avere esclusive, era Rai, prima della sua prima partita. Ma io prima di lanciarla vi faccio vedere anche un paio di cose. Come è stato fermato, dove è stato fermato, sì, la sua emozione e il paragone che fa, sentiamo. Buongiorno Presidente, che cosa si aspetta? Mi aspetto oggi una bella partita e i giocatori col cuore che si veda. È un po' emozionato perché in fin dei conti questo, sì, sì, questo sì, è il suo ma primo, certo, Milan. Come si fa a non essere emozionati alla prima partita del primo appuntamento? È come al primo appuntamento d'amore. Cioè, di fianco c'era, adesso magari non so se l'hai riconosciuto, di fianco a Silvio Berlusconi c'era questa persona che alla domanda del giornalista emozionato diceva no, come se stesse suggerendo qualcosa a Berlusconi, forse non l'hai sentito, e lui dice con un sorriso emozionato, sì, certo, no, sono emozionato come il primo appuntamento. Franco Costa è un giornalista che era famoso per essere molto disinvolto e un po' non aggressivo, perché era educato, però c'era solo la Rai lì, forse c'entro, era già periodo che c'era Fininvest, ma non sono sicuro, però c'era solo la Rai, tutti conoscevano Franco Costa perché da Torino lo seguiva lui andava ad Agnelli così quasi tutte le domeniche, e una volta c'è un'intervista fatta mentre Agnelli e Berlusconi camminano nel corridoio prima di uno Juventus-Milan, lui intervista entrambi e Summa ti direbbe che quello Juventus-Milan finì 0-0, me lo ricordo perché l'abbiamo fatto vedere una volta in inverno durante l'inferno. Si potevano fare, Galeazzi andava in campo a intervistare Maradona alla fine delle partite, si facevano altre cose, non c'era solo la Rai in bordo campo, in mezzo alla gente, in macchina, sì, senza... sì, si fermavano fuori dai cancelli con la macchina, se ti riconoscevano, il rapporto era molto molto diverso, insomma eri più identificato, eri più conosciuto, c'era intimità, come ti ripeto, la mia poi è quella con loro, con quel Milan lì dall'86 in poi ha travalicato anche il rapporto giornalista giocatore, perché frequentavamo le famiglie, andavamo fuori a pranzo assieme, a cena, poi ti racconterò facciamo un incontro solo, lo faremo su Marco Van Basten. Perfetto, allora per dare un po' di ordine cronologico andiamo a vederla come nelle immagini, quella prima partita di Berlusconi che era un Milan-Ascoli, dunque sì, tutti si aspettavano, vediamo pure le immagini, si aspettavano probabilmente la vittoria, no? Immagino Silvio Berlusconi volesse... Ma quella è la prima partita del campionato, del primo campionato dall'inizio. Sì. Esatto, esatto. E queste sono le immagini dove... Barbuti? Esatto, il gol di Barbuti, dove poi il Milan uscì sconfitto. Abbiamo in realtà anche la telecronaca sotto noi, adesso vi facciamo vedere solo le immagini. Mm-hmm. Perché poi c'è il loro allenatore... Ho conosciuto Hartley... Che mi perdonerete, Massaro. Questo è Massaro. Che mi perdonerete, non ricordo il nome. Il loro allenatore che dice: tutti alla vigilia dicevano che avremmo perso, noi l'abbiamo preparata.
l'abbiamo preparata proprio su questo, sulla voglia di essere uomini allo stesso modo di come lo sono loro. Vedi, questo è Virdis. E quindi queste sono delle immagini che... Saro, Virdis, pum, palo. E Virdis, e poi anche Virdis è un giocatore che chissà adesso dove giocherebbe, nel senso che all'epoca era un titolare, però Massaro? No, Virdis. Ah, Virdis. Sì. Però forse poco, non dico pubblicizzato. No, ti spiego, sì, la sua storia è fantastica. Questo è il gol di Barbuti. Sì, va bene, queste sono quelle partite che vinci con un tiro in porta. E poi aspetta, poi mi dimentico, dopo forse ci sono le immagini, vabbè, massimo usciamo sulla partita. Perché Galli nell'intervista, e le interviste non erano come adesso, cioè proprio taglienti le interviste. Sì, sì. Le dicono: ma hai preso un tiro in porta, hai preso un gol. E lui inizia a dire: non è che adesso ogni roba è colpa mia, ce l'avete sempre su con me. Gli risponde in maniera che adesso non le vedi più, no? Queste cose qui naturali possiamo definire, non lo so, molto... Sì, sì, questa è storia di questo. Allora, ti dicevo di Virdis è un giocatore che era meraviglioso tecnicamente, io lo dico tante volte nei match day a Milan TV, meraviglioso giocatore fuori dall'area di rigore, perché era tecnico, faceva i cross, i dribbling, passaggi, ma in area di rigore diventava addirittura strepitoso, perché pensava solo ed esclusivamente a fare gol. Queste sono partite maledette. Poi ecco, questo io sì me lo ricordo benissimo, si poteva fumare in panchina. Allora, l'allenatore di quell'Ascoli è Aldo Sensibile. L'Ascoli, dove c'è Pazzagli, fra l'altro, che poi arriverà e gioca nel secondo tempo, c'è Destro, c'è Iachini, che è diventato adesso l'allenatore che conosci. Perrone, lo conosco, l'ho visto. C'era Perrone, Perrone, forse. Perrone, sì, sì. E questo era il grandissimo disegnatore Silva. Al posto delle foto e dei video, Luca. Sì, c'era una foto, come vedi. Eccolo qua, Iachini, quello che adesso è diventato l'allenatore del Parma in questa stagione, nell'ultima stagione, che ha allenato tanto in Serie A. Poi c'erano le vignette con le occasioni più grosse, il gol di Barbuti, la parata, eccola qua, Virdi, Spazzagli, e il Milan inizia con questa sconfitta. C'erano un po' di Lido, la mia posizione non crea nessun problema, ho parlato col presidente, nessuno deve preoccuparsi. C'era già preoccupazione dopo la prima. Beh, molto non sfortunata, è cambiato niente, Luca. Molto sfortunata. Sì, venivano riprese le pagelle dei tre quotidiani. Da quel punto di vista lì è cambiato un po' poco. Però poi, insomma, il cammino comincia. Io, come ti ho detto un'altra volta, non era... non c'era un gran... cioè, lì Berlusconi si è ritrovato, lui aveva un'idea nuova, moderna, di cambio. Lidlman è stata la sua fortuna, perché quel Milan aveva già una grande base di idea di gioco vicina a Sacchi, giocava a zona, pensava al possesso di palla, quindi ha lasciato. E poi soprattutto Lidlman era stato fantastico nel valorizzare alcuni giovani, Filippo Galli, Paolo Maldini esordito con Lidlman, era molto attento ai giovani, Andrea Icardi, lo stesso Virdis era un giocatore che aveva voluto lui, quindi aveva trovato Evani, una base che è stata fondamentale per quel Milan, perché arrivavano dal Milan dei giocatori dal settore giovanile. Io credo, nella storia del calcio non mi ricordo un'altra generazione cresciuta. Tassotti fondamentalmente è arrivato a 18-19 anni, quindi era quasi del settore giovanile. Poi c'era Barisi, poi c'era Maldini, poi c'era Costa Curta, poi c'era Evani, poi c'era Andrea Icardi, Filippo, cioè ce n'erano tanti che arrivavano dal settore giovanile. E un gruppo così forte di italiani nell'epoca in cui stava passando dai due stranieri per squadra ai tre, loro venivano assorbiti. Ma adesso c'è meno coraggio o davvero meno talento? C'è anche una questione politica, cioè tu oggi, ti faccio un esempio, l'Italia viene eliminata dai mondiali, una volta il presidente federale dice: bene, chiudiamo le frontiere, basta stranieri, adesso lavoriamo sui nostri. Oggi non puoi più fare, c'è il politicamente corretto, ci sono altri tipi di problematiche. E Franchi, l'Artemio Franchi presidente, lo fece dopo la grande eliminazione dell'Italia dal mondiale del 66 con la Corea, chiuse le frontiere, basta stranieri, facciamo crescere i nostri giovani.
più coraggio, sì, ci vorrebbe anche più attenzione. Tu pensa che sia Lidom che Sacchi, la squadra la facevano palleggiare per ore durante gli allenamenti. Sacchi addirittura con le palle piccole, sì, le palle di plastica, così, ci sono delle foto, poi vedere. Abbiamo anche dei video per, ecco, i prossimi, sì, appuntamenti. Perché i fondamentali sono fondamentali per definizione. Certo. Oggi si pensa alle tattiche 4-2-4, 4-3-2, 5-6. Poi il gol com'è? Salti l'uomo, la metti al 7 e vinci la partita. Allora ti racconto un aneddoto che so anche questo io. Vigilia di un derby, Sacchi sta facendo il suo discorso della montagna, sorpresi, movimenti, eccetera, e a un certo punto chiede a Frankie Rijkaard, uno dei più grandi comici che abbiano giocato nel Milan, dice: Frankie, secondo te è più facile, io li imito anche un po', straordinario, è più facile che noi vinciamo il derby se facciamo fuori gioco, se facciamo pressing in zona, se facciamo questo, se facciamo quello, oppure se invece facciamo così, così, com'è più facile vincere il derby? E Rijkaard, con la vocina, lui un omone molto forte, atletico, disse: se tiriamo all'incrocio. Esatto, e alla fine torniamo al discorso del palleggio sulla... Quando lui dopo le partite chiedeva l'opinione dei veterani, no? E l'ultimo era sempre Rijkaard, che diceva: la penso come loro. Allora Sacchi una volta si innervosisce, dice: oggi lo dici tu per primo, io sono d'accordo con quello che diranno loro. Esatto, esatto, un comico nato. Però a proposito di spettacolo di show, andiamo a vedere le immagini di come arrivava Berlusconi, per i giovani che non lo sanno, e come si presentò, soprattutto con l'elicottero a Milanello e come insomma veniva tutto. Questo qua è all'arena. Il giorno degli elicotteri all'arena. Esatto. Che si è passati, è stata una giornata all'inizio meteorologicamente stranissima, dalla sole alla pioggia ai saluti, questi però sono, sì. L'eleganza anche, che era cambiata un po' anche, sì, l'immagine, no, le divise. Squadre, c'erano già da un po' di tempo, ma insomma lui ha passato subito a delle firme: Licia Evani, Filippo Galli, ecco Lorenzini, sì. L'unico non in divisa, infatti, tanto per cambiare. Lidolm, c'era Mariconti, Fabio Capello. Sai com'era il rapporto Lidolm-Capello? Il rapporto lì con Capello. No, era buono, era ma Capello buono. Faceva le giovanili, quindi non aveva ancora l'idea di fare il primo allenatore. È bella anche questa ordinata questo confusione. Questo è Alessandro Capitanio, questo di spalle, che era il presidente storico, è stato per 30 anni il presidente della IMC. Hai visto Fabio Cudicini, mm-hmm, inquadrato? Questo è Giovanni Galli. È bella questa ordinata confusione, perché adesso, sì, è tutto preciso, perfetto, invece vedere perché, anche tutta questa gente. Era ordinata confusione per il motivo che ti ho detto, meteorologico, perché visto che a un certo punto poi sono comparsi gli ombrelli, pioveva, c'era sole, c'era vento, non si capiva bene, e quindi anche col problema degli elicotteri. E abbiamo anche le immagini di quel giorno attraverso Forza Milan. C'è la prima storica intervista di Gianni Brera che incontra il presidente. Sì. E questa pesa, no? Questa intervista, sì, se vogliamo. Certo che sì. Certo che pesa. E su Forza Milan scriveva Gianni Brera, cioè nel senso... Beh, dopo dare... Brera poi è arrivato Serafini. No? Chiaramente è un'evoluzione, è il consiglio direttivo, il nuovo consiglio direttivo con tutti i nomi, insomma, le cariche, spiegazioni. Sfoglialo presenti. Fino a qui, Luca, devi andare avanti un, sì, po', sì, perché c'è il primo presento. Incontro poi. Partiamo dall'organigramma, perché vai. Alcuni ma che bello. Sono stati fino all'ultimo. Allora, guarda, Paolo Berlusconi, poi c'era Carlo Bernasconi, al quale ho voluto un bene... fortissimo, lui è, purtroppo se n'è andato con molto anticipo. Giancarlo Foscale, Adriano Gagliani, Leonardo Mondadori, il grande Cesare Cadeo, al quale devo tantissimo della mia vita, Federico Fallonieri, Dell'Utri, Vittadini, Gigi Vesigna, che faceva per te il consiglio, il direttore di TV Silenzi Canzoni e di Forza Milan, Vittorio Dotti e Sergio Travaglio. Ma io una curiosità, prima che vai avanti, guarda, Cadeo, mm-hmm, ai più è conosciuto come, cioè ovviamente, un grande uomo di spettacolo, e nel Milan qualcuno più giovane, ma anche che abbia la mia età, quindi non più così giovane, si interrogerà che ruolo aveva. Ah no, lui è stato, dunque, Cesare Cadeo è stato trovato da Berlusconi quando lui comprò Telemilano, stiamo parlando di fine anni 70, primissimi anni 80, quando Berlusconi decide di prendere Telemilano, fonda Milano, costruisce Milano 2, Cesare Cadeo è già Telemilano, Telemilano destinata poi a diventare Canale 5.
quindi lo trova già lì, perché è già un uomo di Telemilano, è un milanista sfegatato, è uno che conosce la televisione, la sa, spesso Berlusconi lo sfotteva e diceva sei più bravo dietro che davanti, ed è stato un uomo, lui durante il periodo di Farina ebbe anche un incarico di addetto agli arbitri, per il quale fu anche perseguito, perché lui sotto Natale, quando portava in giro gli arbitri il giorno della partita per Milano e poi li portava a cena dopo la partita, gli regalò degli orologi. E questi qua si erano imbufaliti, non so, non al momento, avevano denunciato la cosa, ma lui lo aveva fatto, fra l'altro se non sbaglio Suma, ogni tanto dovremmo telefonare a Suma, ma come le vecchie redazioni col telefono rosso. Sì, no, tra l'altro il Milan l'ha perso quella partita, forse era proprio con il VAR, non mi ricordo, comunque fatto sta che lui aveva regalato degli orologi agli arbitri e a momenti finiva squalificato per questo. È una persona retta, gentile, educata e carina. Luca, andiamo a... Luca, aspetta, perché sì, noi andiamo a vedere le foto del primo giorno dell'elicottero, abbiamo visto le immagini, ma al prossimo appuntamento. Ok.